iniziato a giocare a calcio all'età di 6 anni, un po' come tanti bambini nel campetto dell'oratorio, e sono rimasto a giocare lì per 4-5 anni. Poi mi sono spostato in un'altra società sempre dilettantistica, per poi essere selezionato in Under 14 dall'Inter, dove ho fatto tutta la trafila delle giovanili e arrivando a fare l'esordio in prima squadra con mister Antonio Conte. La trafila azzurra io l'ho fatta tutta, ho avuto questa fortuna dall'Under 15 fino all'Under 21. Ho avuto anche la fortuna di fare un europeo Under 17 e un mondiale Under 18, non vincendo nulla perché abbiamo perso in finale con l'Olanda l'europeo e ai quarti siamo usciti col Brasile, però sono comunque manifestazioni che fanno crescere molto sotto il punto di vista sia caratteriale che proprio umano, perché sono competizioni importanti per giocatori della nostra età. La maglia azzurra, secondo me, per me e come credo per molti calciatori, rappresenta il massimo, perché hai la possibilità di rappresentare il proprio paese, e penso che per un atleta e per un calciatore non ci sia soddisfazione più grande. Non mi pongo obiettivi, perché punto sempre ad arrivare più in alto possibile. Adesso sto facendo degli step importanti di crescita personale, è il primo anno che faccio in Serie A, quindi voglio cercarmi di impormi il più possibile nel massimo campionato e chissà, vediamo in futuro. Per me la nazionale maggiore sarebbe ovviamente un sogno e lavoro duro ogni giorno per cercare di raggiungerlo.